Il sogno di tutti la mattina? La colazione a letto. Un bel caffè, caldo, appena fatto, espresso, un bicchiere di succo d'arancia e qualcosa da mangiare. Che cosa se non le crepe? Oggi ve le faccio vedere in due versioni, dolce e salate. È una ricetta circa per 4-5 persone, dipende da quanta fame avete al mattino. Una decina di minuti per prepararla ed è veramente facile. Ingredienti. 3 uova, 500 ml di latte, 250 g di farina, bresaola, prosciutto cotto, formaggio a fette, cetriolini, marmellata, burro di arachidi, burro. Ricetta semplicissima, abbiamo fatta un po' tutti a casa, quindi uova, latte e farina. Parto subito dalle uova. Se in vacanza non avete nessuna attrezzatura, prendete le uova, le mettete in una bottiglia dell'acqua, quella di plastica, avete tutti quanti, aggiungete il latte, agitate per bene e poi insieme alla farina agitate tutto nella bottiglia in modo che si amalgama bene e avete fatto l'impasto, quindi niente di più semplice. Uova, una frusta. A questo punto, una volta sbattute le uova, latte, amalgamate per bene, ovviamente farina. Farina setacciata in modo che non si formino i grumi, questo è sempre importante. Ok, come avete visto nell'impasto non ho aggiunto zucchero, questo per due aspetti, il primo perché è un coating un po' più leggero, il secondo perché ho una base neutra che poi andrò a farcire con degli ingredienti dolci o salati in base ai nostri gusti. Fatto questo, due padelle, vado a scaldare, andiamo a ungere bene la pentola e ora andiamo a fare le crepe. È pronta, con un po' di burro, okay. Pronte, una volta fatte, qui possiamo sbizzarrirci con gli ingredienti che più vogliamo, dal dolce al salato, se vi faccio degli esempi, poi ognuno in base ai suoi gusti. Vado a fare le prime salate con formaggio, prosciutto cotto, un'altra salata con bresaola, cetriolini. Le dolci con della marmellata. Per i più golosi, burro di arachidi. Le crepe sono pronte, vi preparate una bella spumuta d'arancia, una bella centrifuga, una moka di caffè che non manca mai e buona giornata a tutti!